Ciao, in rete troverete tante recensioni sulla parte gaming della Super Console X5, ho quindi scelto di concentrarmi solo sui suoi bug. Come potete vedere, ho collocato il dispositivo su un supporto in metallo che, oltre ad essere esteticamente gradevole, consente di separare la Super Console dall'hard disk e di installare una ventola necessaria per la dissipazione del calore. Vi sconsiglio di posizionare l'hard disk sull'Android Box perché si riscalda tantissimo e rischiate di fondere tutto. Partiamo con il primo stranissimo bug. Il dispositivo è dotato di una porta USB di tipo C, che però difficilmente riuscirete ad utilizzare. Infatti, ogni volta che inserirete un plug al suo interno, questo causerà continui riavvi del dispositivo e non riuscirete a spegnere il box. Solo una volta sono riuscito a far funzionare tutto correttamente, poi da soli sono ripresi i riavvi e mi sono deciso ad utilizzare una multipresa USB. Come avete potuto vedere, basta anche solo inserire un plug a dispositivo spento per causarne l'accensione. Dopodiché sarà impossibile spegnerlo senza aver prima staccato il plug. È una roba senza senso. Pazzesca. Secondo bug. Accendo il box e lo apro su una pagina a caso. Spengo con il telecomando. Riaccendo con il telecomando. E il dispositivo mi riporta alla pagina che ho lasciato, non alla home. Quindi è come se fosse rimasto in stand-by. Per poter spegnere in maniera corretta e definitiva il dispositivo, bisogna per forza utilizzare un'app. Terzo bug, la Super Console non dispone di un sistema di notifiche funzionale e in tempo reale. Ho ovviato a questo problema utilizzando un launcher che mostra le notifiche sopra le app. Potete trovare il link nella descrizione insieme a quelli delle altre app di cui vi parlerò in questo video. Quarto bug. Su alcune app, come il Play Store, vi capiterà che la home carichi perennemente a vuoto. Ciò non influirà sull'utilizzo dell'app stessa, però è comunque un problema strano e fastidioso. Altro bug, ben più grave, è la completa assenza della funzione Recenti, che consente di passare velocemente da un'app all'altra o di chiuderle tutte insieme. Questa funzione non è attivabile né dal telecomando, benché esista il pulsante, né tantomeno tramite sistema operativo. Non pensavo potesse mai esistere un problema del genere sul dispositivo. Ho avviato installando due app che simulano questa funzione. La prima è Recent App, che consente di muoversi tra le app. La seconda è 3C Task Manager, che invece permette di chiudere le app indesiderate. Entrambe funzionano bene e consentono di simulare la funzione assente. Sulla Super Console non è presente la barra di navigazione, fondamentale per chi, come me, usa un mouse wireless. Ho risolto installando Simple Control, che consente di installare una barra di navigazione completamente personalizzabile. Settimo bug ed altra stranezza del dispositivo. Recandoci nell'elenco delle app, noteremo che alcune app sono state inserite tra le app di sistema, benché non lo siano, come ad esempio Facebook e Firefox. Eccole qui. Ottavo bug, anche se in questo caso forse la casa di produzione è parzialmente innocente. Avviando il frontend da Gisho e recandoci nella schermata Sistemi, noteremo che è impossibile scaricare un sistema selezionato, ma anche il pulsante OK o conferma. Pertanto diventa obbligatorio utilizzare il frontend Pegasus, nativo del dispositivo. Altro problema ancora più grave è riscontrabile in RetroArch, dove diventa impossibile selezionare una cartella esterna al dispositivo. Esistono, ma non le vede. Ho letto in giro che è un problema comune a tutti i dispositivi, da Android 10 in poi, ma in un Android Box votato al gaming è inaccettabile. Nella cartella Storage non segnala nulla, ma accedendo alla stessa cartella con un comune File Explorer, i contenuti sono visibili. Questo problema si verificherà anche in altre app che hanno un motore di ricerca interno delle cartelle. Affinché voi possiate poter scegliere una directory esterna, è necessario che nell'app sia consentito aprire questa schermata. Ciò vi impedirà l'utilizzo di diverse app e sarete costretti a ripiegare su altre che consentono il richiamo a questa funzione. Dopo varie concessioni di permessi è tutto ok e i giochi sono caricati. Nono bug. Dopo essere stato avviato, solo se all'hard disk collegato, il dispositivo si riavvierà in maniera autonoma prima di funzionare normalmente.
Nella Super Console potete inserire anche una micro SD che è decisamente meno ingombrante, anche se, almeno nel mio caso, non tutte vengono lette a causa di problemi di formattazione che, autonomamente, il dispositivo non riesce a risolvere. Quando ne ho trovata una che leggeva correttamente, dopo pochi mesi ho iniziato a non rilevarla più e, per fargliela leggere, ogni volta devo manualmente toglierla e reinserirla. Ancora un po', ce l'abbiamo quasi fatta. Dopo un buon minuto dall'avvio, siamo finalmente pronti a goderci il nostro Android Box. Vi ringrazio per la visione del video e vi informo che potete dimenticarvi da Kinank sia aggiornamenti di sistema sia l'assistenza clienti.